Buongiorno amico scacchista e benvenuto su Matto Scacco. Nel video di oggi parliamo di tutto ciò che occorre sapere per partecipare al tuo primo torneo di scacchi. Come prima cosa, per partecipare a tornei ragionati a tempo lungo, standard, chiamiamoli come vogliamo, che sono gli scacchi veri e propri, occorre in Italia una tessera agonistica. Per ottenere questa tessera agonistica devi iscriverti ad un club di scacchi. Ti consiglio di, per maggiori informazioni, di visionare il video dove diciamo come ci si iscrive a un club di scacchi, perché occorre, dove li possiamo trovare, eccetera eccetera. Quindi questa è la prima cosa in assoluto. Bene, una volta che siamo iscritti al nostro torneo di scacchi inizia così il primo turno, cioè la prima partita. In che modo vengono fatti gli accoppiamenti? Andremo a giocare subito contro un gran maestro o contro un giocatore del nostro livello? Allora, si cerca sempre di far giocare giocatori di pari livello, però c'è da fare alcune considerazioni. Per esempio, la maggior parte dei tornei sono gli accoppiamenti vengono fatti con quello che viene chiamato il sistema svizzero. Il sistema svizzero accoppia i giocatori di pari punteggio. Attenzione che c'è da fare una differenza fra punteggio Elo e punteggio nel torneo. Per il punteggio Elo, anche qui ti invito a ottenere maggiori informazioni col video qui che trovi in alto. Per quanto riguarda il punteggio dei tornei, come sai, se vinci una partita fai un punto, se perdi ne fai zero, se pareggi fai mezzo punto. Quindi giocatori che hanno lo stesso punteggio di torneo, che ne so, io ho vinto due partite, andrò a giocare con quelli che hanno vinto due partite, io non ne ho vinta nemmeno una, andrò a giocare con coloro che più o meno non ne hanno vinta nemmeno una o hanno fatto magari solo mezzo punto. Quindi il sistema svizzero tende ad accoppiare giocatori che hanno fatto lo stesso punteggio all'interno del torneo, ma il primo turno funziona in maniera diversa. Questo è molto importante da sapere. Supponiamo che in questo torneo abbiamo 20 partecipanti. Il primo turno funziona in questo modo: la classifica, la lista dei giocatori viene divisa in due, quindi i primi 10 e gli ultimi 10 si fanno scontrare, quindi la classifica viene spezzata in due. Il primo dei primi 10 si sfida col primo degli ultimi 10, il secondo dei primi 10 si sfida col secondo degli ultimi 10 e così via. E poi dal secondo turno in poi si va in base agli stessi punteggi. Man mano, appunto, come dicevo prima, che vinci o perdi, scalerai o scenderai da questa classifica e soprattutto quando ci sono gli accoppiamenti ci sarà il tabellone dove tu potrai leggere il tuo nome e cognome. Non so, Luigi Rossi, sei alla scacchiera numero 4, Luigi Rossi, sei alla scacchiera numero 16 e devi giocare contro Bianchi. Ecco, il numero di scacchiera, questo ci ho messo un po' a capirlo, ma il numero di scacchiera dice più o meno la tua posizione in classifica. Se tu vai a giocare in quarta scacchiera vuol dire che sei classificato molto bene, se vai a giocare in sedicesima scacchiera vuol dire che sei indietro, se sei in prima scacchiera probabilmente o sei primo o secondo all'interno di questa classifica. I tornei di scacchi, salvo rari casi, non sono quasi mai ad eliminazione. Non è che fai la prima partita, hai perso, sei fuori. No, perché può succedere a tutti di non essere in forma, può succedere a tutti di capitare un avversario che è più forte di noi, c'è sempre qualcuno più forte di noi e quindi anche se hai perso la prima partita sei non costretto. Volentieri uno gioca la seconda. Adesso poi ci sono tornei da 5 turni, quindi a 5 partite, 6 turni, 7 turni, 8 turni, 9 turni. Chiaro che più un torneo è fatto da più partite, più la classifica finale sarà corretta. Magari un torneo fatto da soli 5 turni, a me capitano 4 partite eccezionali, riesco ad arrivare sul podio quando in realtà non me lo meritavo, perché ho avuto particolarmente fortuna, magari una partita il mio avversario si è ritirato, l'altro si è sentito male, una l'ho giocata particolarmente bene e che ne so cosa è successo all'ultima. Quindi se ti consiglio di partecipare a un torneo, scegli quelli che hanno maggior numero di turni, perché ti permettono di esprimerti totalmente. Christian, ma se io faccio, non so, vinco 5 partite e anche un altro vince 5 partite e siamo in un torneo appunto da 5 turni, quindi ho fatto 5 su 5 e 5 su 5, ma chi è che arriva primo dei due? Arriviamo entrambi primi a pari merito? Nessuno dei due? Come funziona? In questi casi entra in gioco il sistema di spareggio chiamato Buchholz. Il Buchholz è un punteggio secondario che va in secondo piano rispetto appunto al punteggio da torneo. Se io ho fatto 5 punti, valgono i 5 punti, ma a
a parità di 5 punti con un altro giocatore, entrano in gioco i Buchholz. I Buchholz altro non sono che la somma dei punteggi che avevano i tuoi avversari che hai sfidato. Quindi è giusto che chi ha sfidato avversari più forti, che hanno fatto un maggior punteggio, che riesca a superare l'altro all'interno di questa classifica. Quindi non c'è mai un pari merito, c'è sempre un primo, c'è sempre un secondo. A volte può capitare nei tornei che anche colui che è arrivato sesto in realtà ha fatto lo stesso punteggio di colui che è arrivato primo, ma che per via dei Buchholz poi è sceso in sesta posizione. È il gioco degli scacchi. Ti capiterà poi di sentire ogni tanto un arbitro, perché durante le partite ci sono gli arbitri che diranno: per questo turno Mario Rossi è in bye. Che cosa vuol dire bye? Non ti stanno salutando, ma ti sta dicendo che in quella partita quel determinato giocatore non giocherà. Allora tu puoi assentarti da una partita. Supponiamo che ti sei iscritto a un torneo di 5 turni, a un certo punto al terzo turno ti senti male, ti è morto il gatto, quello che vuoi, puoi assentarti. In quel caso perdi la partita e amen, vorrà dire che giocherai il torneo con una partita in meno. Ma a livello proprio di regolamento, generalmente puoi saltare la prima partita, quindi di questi 5 turni la prima non la giochi, e anziché darti 0 punti, perché è come se non ti sei presentato, in effetti tu non ti presenti sulla scacchiera, ti danno quel mezzo punto. In genere nei tornei di scacchi il primo turno lo puoi saltare, a volte anche i primi due turni, dipende dal regolamento del torneo, puoi saltarlo e avere comunque il mezzo punto forfettario. Questa cosa è una cosa che fa imbestialire tanti, perché tanti dicono: ma come? Io, cioè, il mio avversario non si è presentato alla partita e ottiene mezzo punto lo stesso. E qualcuno invece è pro, proprio per questo sistema, questa storia del sistema svizzero, dove il primo turno comunque vai a accoppiare giocatori forti con giocatori meno forti, e dici: io voglio saltare questo primo turno dove ci sono accoppiamenti un po' ad minchiam, chiamiamo così, e quindi voglio andare direttamente al secondo e giocare con gente del mio livello. E ora entriamo invece nel vivo della questione. Parliamo proprio delle regole. Qui abbiamo visto il torneo, come si organizza, come si partecipa, ma una volta che siamo seduti al nostro tavolo, cosa sono le cose che bisogna assolutamente sapere? La prima regola in assoluto che avrei sentito citare è pezzo tocco, pezzo mosso. Cioè, tutte le volte in cui tu vai a toccare un pezzo sulla scacchiera, sei obbligato a muoverlo. Quindi, a differenza che su internet, dove clicchi il pezzo e lasci il mouse in sospeso miliardi d'ore e poi puoi muoverne un altro, negli scacchi regolamentari, quando tocchi un pezzo, poi devi muovere quel pezzo. Attenzione, tutto questo dipende sempre dal tuo avversario, nel senso, il regolamento FIDE dice: hai toccato la regina, sei costretto a muovere la regina. Se però tu tocchi la regina e poi dici: ah no, cacchio, voglio muovere il re, e il tuo avversario non ti dice nulla, puoi farlo. Chiaro che se il tuo avversario è uno pignolo, dice: no, adesso mi muove la regina. Adesso ti racconto questo aneddoto. Era uno dei miei primi, o il mio primo o il secondo torneo di scacchi in assoluto, stiamo parlando di più di 10 anni fa. Era un torneo blitz, quindi veloce, e stavo giocando contro un giocatore molto forte che aveva 400-500 punti in più di me. E sto parlando del punteggio Elo, se non sai cos'è vai a vedere il video, molto importante. È chiaro che avendo 500 punti in più di me, se perdeva contro uno che aveva 500 punti in meno, avrebbe perso una valangata di punti. Il problema è che aveva perso la regina, quindi ero in un finale totalmente vinto. Che cosa succede? La posizione era questa, io avevo una regina in più, lui aveva due pezzi leggeri, la partita è assolutamente vinta a mio favore. A un certo punto, qui vedi, ci sono due pedoni, sono impedonati con una casa di distanza. A un certo punto, siccome questo pedone era un po' a bordo tra una casella e l'altra, lo sistemano e quindi lo metto così. Chiaramente ho la mia regina minacciata dal suo alfiere, dovevo muovere la regina, che senso ha muovere questo pedone qui? Però tocco questo pedone e poi vado per muovere la regina. Sapete il mio avversario che cosa mette? Fa: no, ma adesso devi muovere il pedone. Come devo muovere il pedone? C'ho la regina sotto. Ma hai toccato il pedone, devi muovere il pedone. Ecco, purtroppo negli scacchi succedono anche queste cose qui. Qualcuno dirà: ma il regolamento è il regolamento. Sì, ma esiste anche il buon senso. È chiaro che il tuo avversario qui non ha minimamente intenzione di muovere il pedone, che è la mossa più inutile che ci sia, ma deve muovere un'altra cosa. È stata una mia, diciamo, distrazione. E dall'altra parte il mio avversario non è stato forse il più leale del mondo. Ecco, se volete muovere dei pezzi che poi non volete muovere, basta che tu dici la parola magica acconcio. Io avrei dovuto, per sistemare questo pedone, dire acconcio,
e poi toccare la regina e spostare la regina da qui. È importantissimo ovviamente muovere sempre i pezzi sempre con la stessa mano, così come quando premeremo l'orologio e fra poco ne parliamo. Sempre con la stessa mano, non puoi fare con due mani, quindi scegli la tua mano preferita e utilizza sempre quella. E per quanto riguarda l'arrocco, come funziona? Come sai, l'arrocco il re si muove di due e la torre attorno. Qualcuno, l'ho visto fare, muove prima la torre e poi gli fa scavalcare il re. Attenzione che per il regolamento FIDE, se tu muovi la torre, questa è considerata una mossa di torre. Quindi devi muovere prima il re di due passi, uno e due, e poi fargli scavalcare la torre. Questo è l'arrocco. Se invece muovi prima la torre, non puoi più muovere il re, hai fatto una semplice mossa di torre. Quindi quando devi arroccare, sempre prima il re e poi gli fai scavalcare la torre attorno. Bene, sfatiamo ora uno dei miti classici. Ogni volta che dico a qualcuno che gioca a scacchi, ma è vero che le partite durano giorni e giorni? No, non è vero, non esiste questa cosa. C'è l'orologio. L'orologio mette fine a un certo punto alla partita. Tu puoi perdere perché hai fatto scacco matto, puoi perdere perché ti sei arreso, non hai più voglia di giocare, oppure puoi perdere perché ti è scaduto il tempo. Andiamo a vedere come funziona l'orologio degli scacchi. Ok, durante le partite di scacchi l'orologio ovviamente è messo lateralmente alla scacchiera in modo tale che l'arbitro possa vedere il tempo. Ora, per motivi di visuale, lo metto qui. Allora, questo è un classico orologio di scacchi, è settato su 5 minuti a testa. Chiaramente 5 è un tempo molto rapido, solitamente i tornei lungo, a tempo lungo si fanno a 60 minuti, 90 minuti, c'è anche poi l'incremento, parliamo anche di questo. Che cosa succede? Come vedi l'orologio va su e giù, l'orologio parte con il pulsantino alzato dal lato del bianco, dato che è il bianco che deve fare la prima mossa, e quando l'arbitro dice in moto gli orologi, colui che è al nero clicca su play. Inizia a scorrere il tempo del bianco. Quando il bianco ha finito di fare la mossa con la stessa mano con la quale ha mosso, quindi qui c'era la regina, ha fatto così con la mano destra, con la stessa mano destra clicca sul tempo e inizia a scorrere il tempo del nero. Quindi quando uno di questi due tempi arriva su zero, l'avversario che è arrivato che è arrivato col tempo sullo zero ha perso la partita. E finisce il tempo, sembra infinito, ma fidati che finisce. Ricordati sempre alla fine di ogni mossa di premere l'orologio, perché se tu compi la mossa e non premi l'orologio, continua a scorrere il tuo tempo. Quindi tu pensi, credi che ora tocchi al tuo avversario, in realtà sta toccando ancora a te e stai perdendo il tempo. Il tempo è tanto prezioso quanto la posizione che raggiunge la scacchiera, va bene? In più, nella maggior parte dei tornei non viene utilizzato un orologio comune, normale, ma viene utilizzato quello che viene chiamato orologio Fischer. Che cos'è questa roba qui? È una cosa che purtroppo ai principianti non piace molto, ma secondo me è una vera manna dal cielo. Ora, non credo che questo orologio possa farlo perché è veramente easy, lo pagai pochissimo comprato online, ma gli orologi professionali di scacchi permettono di utilizzare il tempo Fischer. Che cos'è? È un tempo con incremento, cioè nel momento in cui il mio tempo sta andando, quando faccio la mossa, anziché il tempo stopparsi sul secondo in cui ho schiacciato, mi dà un incremento di secondi, che nei tornei a tempo ragionato mediamente questo incremento è di 30 secondi. Quindi quando io mi sono bloccato a 4,56, in realtà sarei dovuto andare a, aiutatemi a fare i conti, a 4,26, 30 secondi. Ok? Chiaramente, ora, nessun torneo del mondo su una partita da 5 minuti ti aggiungono 5 secondi. Solitamente più è stretto il tempo iniziale, più è poco l'incremento. Più è grande il tempo iniziale, più è grande l'incremento. Però questo tipo di incremento permette ai giocatori, soprattutto nella fase iniziale chiamata apertura, di muovere molto velocemente e di incrementare il tempo sui propri orologi affinché si possa avere più tempo poi per giocare il medio gioco e il finale. E in più questo incremento ti impedisce praticamente di perdere per il tempo, perché comunque mal che vada tu ti ritroverai poi con 30 secondi a fare una mossa, e questo niente, è molto importante. Questo incremento di 30 secondi a mossa è fondamentale soprattutto perché quando tu hai finito di fare la mossa e hai schiacciato sull'orologio, non è finita qui. Hai ancora un altro compito tu da scacchista, che è quello di segnare le mosse. Ebbene sì,
nei tornei a tempo regolamentare hai l'obbligo di segnare le mosse. Infatti ti viene dato un foglietto, una serie di tabelle dove tu devi segnare le mosse: cavallo in F3, alfiere cattura il pedone in H2, e ovviamente non puoi scriverlo a parole alfiere mangia H2, ma c'è quella che viene chiamata la notazione algebrica. Ho fatto un video anche qui per scoprire come si scrivono le mosse, e chiaramente se sei al tuo primo torneo e magari sei un po' inesperto con questa notazione ci metterai un po' di tempo, no? Quindi quei 30 secondi che ti dà in più l'orologio ad ogni mossa ti possono servire per dire: aspetta, ho giocato a cavallo, è andato in H3, ora che pensi e scrivi sono passati 30 secondi. Quindi è molto importante anche per questo avere l'incremento. Bisogna prenderci un po' confidenza con le mosse, ma va bene. Il foglietto dove scriverai le mosse è in duplice copia, cioè mentre scrivi si carica sotto anche in un'altra copia, un po' come i fogli delle constatazioni amichevoli, affinché il foglio originale vada all'arbitro e l'altro foglio dove si è fatta la copia rimane a te, in modo tale che a casa puoi capire cosa è andato storto nella tua partita, cosa potevi fare meglio. Perché è obbligatorio scrivere le mosse? Perché le partite vengono registrate di tutti i livelli, sia di basso livello che ad alto livello queste partite finiscono in database importanti, magari vengono prese, alcune partite ad esempio vengono poi messe in primo piano su alcune riviste scacchistiche, la partita più spettacolare del mese, quindi ci sono queste cose qui. E in più è importante segnare ogni mossa del torneo, poiché magari ci sono alcuni tornei che nel regolamento ovviamente c'è sempre scritto tutto, premiamo la partita anche più spettacolare del torneo, quindi anche se tu non eri il giocatore più forte del torneo ma hai fatto una partita particolarmente spettacolare, puoi vincere un premio in denaro, perché, oppure una coppa, una medaglia, perché hai fatto la partita più spettacolare. Per questa ragione e per tante altre è obbligatorio scrivere le mosse. Durante la partita, quindi mentre scorre sia il tuo tempo che quello del tuo avversario, puoi fare quello che vuoi. Puoi dormire, puoi alzarti, puoi andare a fare la pipì, puoi mangiare, puoi bere, puoi fare quello che vuoi. Alcuni tornei ti dicono che non puoi abbandonare la sala da torneo, comunque puoi passeggiare, puoi andare in giro, puoi guardare la scacchiera dall'alto, anziché stare seduto ti sgranchisci un po' le gambe, guardi la scacchiera dall'alto, magari vedi qualcosa di nuovo, puoi andare anche dietro il tuo avversario e guardare la scacchiera dal suo lato, puoi fare quello che vuoi. Puoi fare quello che vuoi, ci sono persone, scacchisti poco sportivi, che cercano di distrarti, magari iniziano a picchiettare, non so, con un pedone mangiato, iniziano a batterlo così sul tavolo. A quel punto tu dici: senti, puoi stare fermo, perché purtroppo non so se ci sono regole in questa roba qui, quindi, oppure ci sono scacchisti che continuano a guardarti negli occhi e nonostante tu stai guardando la scacchiera, vedi questo qui che continua a guardarti negli occhi, abbassa la scacchiera, ti guarda negli occhi, dà fastidio. Ci sono alcune tecniche che mettono pressione psicologica e dà fastidio, motivo per cui alcuni addirittura si mettono anche gli occhiali da soli. Insomma, poi entrando nel vivo di questo mondo scoprirai veramente, entrerai in un mondo incredibile. Però questo è più o meno tutto quello che devi sapere sui tornei di scacchi. Allora spero di vederti al più presto in uno di questi e condividiamo il più possibile la bellezza di questo gioco. Se sei alle prime armi e vuoi migliorare, allora ti invito a dare un'occhiata alla nostra Accademia di Matto Scacco, dove ci sono corsi eccezionali per farti migliorare il tuo gioco. In descrizione del link, in descrizione del video trovi il link. Non mi resta altro che salutarti e vederci nel prossimo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!